Pace bene a tutti presenti e a tutti coloro che sono in collegamento via internet. Iniziamo questo secondo giorno di festa, iniziamo con il canto Noi canteremo gloria a te. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita. Dio d'immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vivente, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà. Onore e nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi, buon 28 agosto. Oggi è il secondo giorno di festa in onore della Madonna della Guardia. E allora ringraziamo anche oggi il Signore per il dono di Maria e iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Dal primo libro dei Re. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio. Ascolta il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto, là sarà il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo, ascolta la supplica del tuo servo e di Israele tuo popolo, quando pregheranno in questo luogo. Se uno qualunque, dopo aver provato rimorso nel cuore, ti prega o supplica con le mani tese verso questo tempio, tu ascoltalo dal cielo, luogo della tua dimora, perdona, intervieni e rendi a ognuno secondo la sua condotta, tu che conosci il suo cuore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. Insieme. Grandi
cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. Etergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Beata sei tu, Vergine Maria, perché hai creduto. Si è adempiuta in te la parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal Vangelo di Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto al compimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Carissimi, siamo arrivati alla vigilia di questa grande, grande, grande solennità. E ogni volta che noi vediamo l'immagine della Madonna della Guardia,
Credo che ognuno di noi, quando vede la Madonna, veda una cosa in particolare, l'amore che lei ha voluto donare a ciascuno di noi. Da sempre e per sempre la Madonna ci vuol bene, ci ama, perché siamo suoi figli. Quando pensiamo a una famiglia, pensiamo ai genitori, il ruolo importantissimo che Gesù ha donato a loro, di educare i loro figli. E quando noi vediamo quelle famiglie dove davvero i genitori si danno da fare sempre per i figli, vuol dire che hanno compreso il grande ruolo che Dio gli ha assegnato. E quando noi vediamo un genitore che è sempre attento a ciò che fa il figlio, e quando c'è da rimproverarlo, diciamo, lo rimprovera per fargli capire magari anche una cosa sbagliata che ha commesso, lo fa per amore. Quando un genitore vede il proprio figlio che fa una cosa brutta, il genitore perché a volte si arrabbia verso il figlio? O i figli o le figlie, perché vuole far capire quello che magari abbiamo fatto. Un genitore, quando a volte ci riprende, che magari ci dice: non lo fare mai più, che è pericoloso, non provare a farlo mai più. I genitori a volte reagiscono così, alzando la voce, proprio perché ci vogliono bene. E da lì si capisce davvero che cosa vuol dire essere veramente un vero genitore. Significa letteralmente mettersi a disposizione per i figli, perché tante famiglie, e purtroppo non sono poche, quando nasce un figlio, sì, al figlio ci pensano, ma i genitori vogliono anche avere i loro momenti. E questo però funziona molto poco nella vita familiare, soprattutto quando i bambini sono piccoli. Perché sapete qual è una mentalità che si usa molto oggi quando si parla di famiglie? Il bimbo dà fastidio perché vorrebbe stare un po' con la mamma o col papà. Sapete come ragionano certe famiglie? Prendi il cellulare, vai di là in camera tua e basta. Ma questo non è un vero insegnamento. Ci sono certi genitori che io ho conosciuto durante la mia vita, che veramente queste persone per i loro figli si facevano in quattro. Mia nonna, padrona di questa cappella, mi raccontava che mio nonno, quindi il papà di mia mamma, quando tornava a casa dal lavoro, che era stremato, distrutto, nonostante ciò giocava con mia mamma quando era piccola, stava con lei e si divertivano. E mio nonno avrebbe potuto anche dire: ma no, sono troppo stanco, non ce la faccio, voglio riposarmi. Ecco, invece no, mio nonno diceva sempre: no, è giusto che io gioco anche con mia figlia perché è mia figlia, lei vuole che io gioco con lei e allora lo faccio. E mio nonno ci passava anche tanto tempo con lei, nonostante era stremato dal lavoro. Questo perché lo faceva? Perché è un sentimento d'amore che ti fa fare questo. Lo stesso fa la Madonna con noi. Maria mai ci abbandonerà o ci lascerà soli, perché Maria ci ama talmente tanto che ci vuole sempre portare sulla via giusta. Noi sappiamo che la Madonna è la nostra mamma celeste, voluta da Gesù. Quindi pensiamo anche quanto Gesù ci amava fin dall'inizio, che non solo lui si è donato per noi, ma addirittura ha donato a noi sua madre. E Maria non è più soltanto madre di Dio, ma è anche madre nostra. Quindi pensate realmente che tesoro Dio ha riservato per noi. Ci ha donato Gesù, ci ha donato la Madonna, ci ha donato la fede, ci ha donato il Santo Spirito, ci ha donato la vita eterna.
Non è meraviglioso, fratelli e sorelle, tutto questo? E da qui comprendiamo quanto grande fin dal principio è stato l'amore di Dio Padre. E allora dovremmo anche noi, fratelli e sorelle, prendere spunto da tutti questi insegnamenti che Gesù ci ha dato e dire come Gesù è stato una persona d'amore che si è donato sulla croce per me. Ha donato sua madre perché diventasse anche mia madre, anch'io devo fare come ha fatto Gesù. E come si fa a essere come Gesù? Beh, noi umani come Gesù non saremo mai, perché Gesù è il figlio di Dio, ma noi dobbiamo vivere secondo i suoi insegnamenti. E come si fa a vivere nei suoi insegnamenti? Ascoltando la parola di Dio ogni giorno, pregando e facendo opere buone. Questo è vivere per Cristo e in Cristo. Se noi davvero viviamo la nostra vita così, pregando, amando, compiendo opere buone e volerci bene dal profondo del cuore, questo significa avere una vera fede cristiana. Per avere una vera fede cristiana non bisogna ogni giorno spaccarsi la testa a fare chissà che opere buone enormi. Poi certo, è ovvio, chi fa un'opera buona enorme è bellissimo, però ricordiamoci quello che ha detto Gesù. Anche dare solo un bicchiere d'acqua a un assetato, ma farlo per amore, già quella è un'opera grande, perché non è tanto importante la grandezza di quest'opera buona che si fa, ma è in che modo la si fa? Sempre per tornare al discorso delle famiglie, una madre verso un figlio o una figlia potrebbe anche dire a parole: oh, ma quanto ti voglio bene, ma tu sei l'amore della mia vita, ed è giusto che una mamma dica così, però non si deve soltanto limitare a usare le parole, ma ci vogliono anche i fatti concreti, che sono proprio il volersi bene e il fatto concreto di stare sempre accanto ai propri figli, di aiutarli in ogni momento della loro vita, soprattutto nei momenti della scuola, aiutarli anche nelle materie, ancora di più nell'adolescenza, quando crescono. Quando crescono è ancora più importante la presenza dei genitori, perché possano crescere bene. Ricordiamocelo, fratelli e sorelle. Cristo Gesù e Maria Santissima sono, potremmo dire, i nostri genitori celesti e loro fanno di tutto affinché la nostra vita potesse essere e possa essere una vita perfetta. Perché Maria e Gesù stanno sempre accanto a noi? Perché vogliono che la nostra vita sia una vita vissuta sempre con fede, amore e gioia. E allora anche noi, prendendo spunto da questo amore che Gesù, appunto, e Maria donano a noi ogni giorno, e questa è la stessa cosa che fanno anche i genitori verso i figli, che gli donano amore, ma glielo dimostrano davvero questo amore, aiutano i propri figli durante la crescita. Gli aiutano a prendere certe decisioni, aiutano i figli a vivere bene la loro vita nel rispetto e nell'educazione. Tutte queste cose, cari fratelli e sorelle, sono esattamente le stesse cose che Gesù ci insegna. Quando noi dobbiamo prendere una scelta, dobbiamo de decidere, prendere una decisione su una scelta di vita, Cristo è con noi perché ci fa capire qual è la scelta giusta e quella sbagliata. Ogni volta che ci sentiamo tristi, la Madonna ci prende per mano e ci asciuga le lacrime dicendo: no figlio, no figlia, non piangere. Ogni volta che noi ci sentiamo arrabbiati, Maria e Gesù vengono e ci dicono: non ti arrabbiare figlio, non ti arrabbiare figlia. Quando una persona, magari anche perché pecca tanto, si sente spaesata, Dio, Gesù e la Madonna vanno da questa persona e gli dicono: vieni, torna sulla retta via, così che non sarai più spaesato.
Ci rendiamo conto, fratelli e sorelle, cosa voglia dire davvero amare davvero? Amare veramente, come è logico dire e come è logico anche pensare, non è che dicendo oh io ti voglio bene, oh io ti voglio bene, è giusto dire questo, eh? Attenzione, non è che sto dicendo che se una persona, un genitore, un figlio, un ragazzo nei confronti della ragazza dicesse queste parole, io ti voglio bene, sei l'amore della mia vita, questo è giusto dirlo, però queste sono soltanto parole. Come ho detto prima, il vero amore sì, lo si può dire anche tramite parole, ti voglio bene, sei l'amore della mia vita, eccetera, eccetera, però lo si deve anche dimostrare con i fatti, come ho detto prima. Se un genitore parla soltanto al proprio figlio dicendo ti voglio bene, ma poi non fa niente nella vita concreta, non è un vero genitore. Perché un vero genitore non solo deve dire amore mio, ti voglio bene, nei confronti anche del figlio. Questo è l'amore della mia vita, io starò sempre con te, ti voglio bene, eccetera, eccetera. È bellissimo sentire questo. Ma poi ci devono essere anche i fatti concreti. Io sto vicino a mio figlio durante la crescita, io aiuto mio figlio o mia figlia nella scuola, l'aiuto a vivere la vita nella maniera corretta, insegno l'educazione, gli sto vicino, quando è malato o malata mia figlia o mio figlio, me ne prendo cura. Ecco, questo significa davvero essere veri genitori ed essere veramente persone che hanno capito l'importanza dell'amore. E questo soprattutto verso i genitori, perché i genitori hanno ricevuto l'amore di Dio e questo amore lo hanno donato ai figli. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, dice Gesù. Mai così vero come questo esempio che vi ho fatto adesso. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi e i genitori amano i propri figli. Abbiamo detto che i genitori amano i propri figli? Sì, come Gesù e la Madonna amano tutti noi, perché tutti noi siamo figli e figlie di Dio. Questo ci insegna oggi la Madonna. Il titolo con cui oggi veneriamo la Madonna è appunto Madonna della Guardia. Madonna della Guardia. Sì, potremmo dire quasi così. La Madonna ci guarda. La Madonna è come se fosse la nostra guardia personale della nostra vita, che è pronta a combattere insieme con noi contro il demonio e contro tutti i peccati. La Madonna è la nostra mamma celeste, che ci ama perché ci vuole bene. La Madonna starà sempre accanto a noi, perché fin dal primo giorno lei ci ha amato, perché tutti noi siamo suoi figli. E allora, concludendo questa mia riflessione, personalmente voglio pregare la Madonna affinché tutti i devoti a lei, alla Madonna della Guardia, tutti i pellegrini che sono a Genova o a Tortona e tutti i paesi della Val di Vara, specialmente Zignago, che possiede la statua, e Suvero, perché Suvero possiede, potremmo dire, questa cappella dedicata alla Madonna della Guardia. Ecco, per tutti questi luoghi possa la Madonna oggi insegnarci il giusto cammino, ma poi ovviamente preghiamo la Madonna della Guardia anche per tutto il mondo, perché la Madonna davvero possa portare in ogni luogo veramente la fede, la speranza e l'amore. E allora, veramente, ringraziamo il Signore per il dono di Maria e preghiamo affinché la nostra vita possa sempre essere vissuta nell'amore di Maria e nella santa presenza di Gesù e di Dio Padre. Buona festa della Madonna della Guardia a tutti voi. Viva Gesù, viva la Chiesa, viva Maria! Terminiamo questo momento di preghiera con la preghiera dei fedeli.
Diciamo insieme: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la Chiesa, in cammino nel tempo, mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annuncia. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i discepoli del Signore, imparino a valutare la povertà e la ricchezza terrene secondo la sapienza che proviene dall'alto. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i cristiani, a imitazione di Maria, cerchino prima di tutti il regno dei cieli e sperimentino la sua protezione materna nel momento della prova e della tentazione. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per quanti vivono nel dolore, uniti alla Vergine Madre, attingano consolazione e speranza dal mistero della croce. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per noi qui convocati e per tutti coloro che sono in collegamento, per intercessione di Maria, donna missionaria, ci sia donato di portare il Vangelo in casa, al lavoro, sulla piazza, nel tempo libero. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per tutti i pellegrini di Genova e Tortona, perché la Madonna possa stare accanto a loro nel loro cammino fino ad arrivare ai santuari a lei dedicati. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la nostra cappella, perché in questo giorno di festa la Madonna ci possa illuminare la nostra vita con la parola di Dio e con la presenza di Gesù. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Grazie a tutti, carissimi, per la vostra partecipazione. Domani, 29 agosto, i momenti di preghiera saranno i seguenti. Alle 9 del mattino ci saranno le letture del martirio di San Giovanni Battista. Mentre invece le letture solenni della Madonna della Guardia, come ho detto, saranno due, ma saranno messe in un modo un po' particolare. Perché? Alle 11 del mattino ci saranno le letture solenni nel canale della Cappella e alle ore 18 le ultime letture della Madonna della Guardia nel canale Liturgia della Parola. 1 settembre alle ore 11 le letture domenicali. Concludiamo questo momento di preghiera con l'inno alla Madonna, Vergine Benedetta. E buona giornata a tutti voi. Vergine benedetta, Vergine tutta santa, il popolo ti canta, inginocchiato qui. Dall'alto sulla vetta, ove apparisti un dì, Madonna della Guardia, Madre che tutto puoi, prega, prega, prega il Divin tuo Figlio, che abbia pietà, pietà di noi, di noi, pietà. Buona giornata a tutti voi.